21, buonasera dallo studio centrale di TV6. Alle mie spalle ci sono le immagini di Gaetano Auteri. Sì, è stato riconfermato sulla panchina del Pescara dopo la vergognosa prestazione di ieri a Pontedera, la pagina più brutta di questo campionato. Tra poco vi daremo tutte le notizie della giornata. Vado subito a presentare gli ospiti di questo numero. Ritrovo con piacere l'ex direttore sportivo biancoazzurro Andrea Iaconi. Buonasera Iaconi, buonasera, grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Buonasera. Insieme a noi, come sempre, Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, ben rivisto. Ritrovo con piacere anche il collega Luca Pennese. Buonasera Luca. Buonasera. Saluto Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera, tra poco ci darai Nico notizie sui posticipi. Un saluto anche a Maurizio Daguin in regia, a Loris Bennato alle telecamere. Allora, la cronistoria della giornata. In mattinata il presidente Sebastiani ha confermato la fiducia al tecnico Auteri, almeno fino alla partita di domenica con la Lucchese. Alle ore 13, durante la gara della primavera di Ervese, sconfitta dal Verona per 1-0, è stato annullato in contemporanea l'allenamento della prima squadra, che era previsto per le prime ore del pomeriggio. Al Poggio erano presenti il presidente Sebastiani, il tecnico Auteri e Matteassi. Alle ore 15, riunione all'Ecco Hotel tra la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra. L'incontro è durato mezz'ora, il presidente Sebastiani non ha rilasciato dichiarazioni, mentre il DS Matteassi si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Più tardi lo seguiremo. Quindi piena fiducia ad Auteri dopo tante voci che sono circolate in giornata. Contento Totò di questa conferma? Mi viene da ridere, non so. No, mi sembra che si stia recitando una specie di Moia Sansone con tutti i filistei, perché solo che i filistei in questo caso sono i tifosi, gli sportivi pescaresi, è una cosa allucinante, anche tutte queste riunioni che mi hai elencato, mi sembra tante chiacchiere, voglio dire, che cosa può capitare, anche il fatto di dire almeno confermato, almeno fino alla prossima, che cosa può succedere? Io non... No, non è stato detto che è stato confermato fino alla prossima. No, ovviamente però, opinione no, no, generale. Perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, sì, l'altra settimana. La situazione è disastrosa, disastrosa, purtroppo lo dicono le cifre impietose, oramai la vetta è lontanissima, ma non solo. Pescare ma vediamo un attimo questa classifica aggiornata, i primi tre posti sono lontani. No, ma non solo, cioè praticamente... Il Pescara ha due punti di vantaggio sulla zona, per la zona playoff, insomma può essere risucchiato, ha quattro punti addirittura dalla zona retrocessione, cioè siamo all'assurdo, insomma una situazione incredibile, una squadra che sta vivendo settimane e settimane andando sempre a ruota libera, sempre peggio, nel senso che oramai non c'è veramente, è una squadra che ha perso qualsiasi connotato di squadra. È il peggior piazzamento in classifica negli ultimi 30 anni, ad eccezione della stagione 2008-2009, quando quel Pescara di Cucureddu si salvò all'ultima giornata a Cava dei Tirreni. Sì, sì, però erano tempi diversi, però una cosa del genere, soprattutto pensando a come siamo partiti. Io l'ho già detto altre volte, a me le prime due partite... Dopo allargheremo certo il discorso. Riccardo, ti aspettavi l'esonero oppure pensavi che Auteri avesse onestamente altre chance? No, pensavo l'esonero perché dopo una partita così e dopo le dichiarazioni soprattutto che ha fatto il mister a fine gara, e cioè che lui e la squadra è piaciuta, pensavo... No, non ha detto che la squadra gli è piaciuta, sì. Ha detto abbiamo fatto una brutta partita, tra poco la risentiremo la conferenza stampa. Auteri ha detto abbiamo fatto una brutta partita, quindi diciamo le cose come stanno. Non mi risulta. Dopo lui. Vogliamo risentire la conferenza stampa? Dobbiamo perdere tempo per questo? No. Vabbè, io ho sentito quando ero in diretta, ho sentito che lui ha detto. Costantini, cosa ha detto Auteri ieri? Ma inizialmente ha provato un po' a salvare in parte. Ha detto che ha fatto una buona partita. Assolutamente della, no. Siamo in diretta, quindi non ci siamo messi d'accordo. No, no. Mentre riprendiamo la conferenza stampa, ha detto abbiamo fatto una brutta partita diversa da quella con il Teramo dove abbiamo giocato bene. Vabbè, adesso vabbè, poi lo vediamo. Sentire, ma io ero in diretta qui in televisione quando lui ha fatto la conferenza stampa. Comunque posso aver capito male. Sì, sì. A prescindere da questo. Vabbè, ma al di là di quello, pensavo comunque dopo questa partita, onestamente, all'esonero, sì.
perché penso che questa era l'ultima partita, cioè dove potevi comunque, vincendo, stare attaccato al treno che andava via. E perdendo hai perso il treno, adesso sei a metà classifica, sei veramente, devi iniziare a guardare alle spalle, ma soprattutto la prestazione di una squadra che ha giocato i primi 10 minuti, poi è stata, almeno combatteva a centrocampo, poi neanche più si è messa a combattere, proprio una squadra senza nervo, tranne l'ultimo quarto d'ora dove poi ha cercato un po' di reagire. Luca, sorpreso oppure pensavi che ci fosse qualcosa di diverso? Io mi aspettavo, come hanno detto Totò e Riccardo, l'esonero di un tecnico che secondo me è in confusione, ma ci aggiungo anche, mi sarei aspettato le dimissioni o con l'esonero anche di chi ha costruito questa squadra, perché non nascondiamoci che anche Matteassi, se l'ha fatta lui la squadra come sembrerebbe, ha delle responsabilità clamorose. Un direttore sportivo che ha costruito una squadra con 3 centrocampisti, si fa male uno, deve giocare un terzino a centrocampo, parebbe bene a fare le valigie. Allora Andrea, prima di sentire qualche flash di Oteri, ci dai notizie sui posticipi della Serie A? Sì, è finito il posticipo del Bentegodi con la vittoria nel finale del Verona 2-1 sull'Empoli, gol partita di Tameze. In precedenza avevano segnato sempre nel secondo tempo Barak e l'ex biancazzurro Romagnoli per l'Empoli. Si sta giocando a Torino, Torino-Udinese, il parziale di 1-0 per il Toro, rete realizzata da Brecalo. Si gioca dalle ore 20:45 chiaramente. A te. Allora, andiamo a sentire qualche flash della conferenza stampa di Auteri. Le mie responsabilità me le so prendere, non sfugo a nulla, ma se lei mi chiede se io sono una persona che molla, no. Nella mia vita ho scalato anche le montagne più ardue. Non voglio neanche dire quello che è il mio passato, io ci metto la faccia e stiamo facendo una figura di merda, ma il primo sono io. Ma alleno da 30 anni, qualcuno dovrebbe guardare la mia media punti, non lo dico perché non è. Non mi tocca, sono fatto così, io vado dai tifosi, se qualcuno mi chiama io sono davanti alle responsabilità a metterci la faccia sempre. Questa è una squadra che in questo momento si è involuta rispetto all'inizio, in cui comunque facevamo prestazioni dal punto di vista del gioco, e questo da cosa dipende? Non da quello che facciamo sul piano del lavoro, ma da, molto probabilmente, anche dai continui cambiamenti. C'è un po' di insicurezza in tanti ragazzi e questo trasforma ogni cosa in negatività. Di sicuro io le analisi le so fare rispetto a prima, inizio campionato, dove poi abbiamo cambiato modo di stare in campo, perché comunque la piazza fa pressione, quindi prendi i gol, ma i gol, come vedete, li prendiamo ugualmente, purtroppo. I giocatori, secondo me, devono essere, in questo gruppo ci sono dei giocatori anche giovani che sono alle prime, diciamo, esperienze importanti e che devono crescere anche attraverso i momenti difficili, anche attraverso i momenti di pressione. Però i giocatori io li lascerei fuori dal contesto, così come lascerei fuori dal contesto la società. Non è il tempo delle analisi e delle disamine, questa è una società che purtroppo è retrocessa, non sempre si riesce a fare quello che hai in mente di fare, perché quando retrocedi è un dramma sportivo, ma la società ha operato bene, ho piena fiducia in quello che la società può fare. Allora, tra poco sentiremo il commento dei nostri amici giornalisti. Vorrei sentire un uomo di calcio come Andrea Iaconi, che è fuori ovviamente dai giri del Pescara, quindi vede le cose in maniera obiettiva. Auteri sostiene non è il tempo delle analisi, però sono dichiarazioni di un allenatore ferito che si sta rendendo conto che la nave sta affondando. Beh, sì, è chiaro che se vieni ad allenare il Pescara in Serie C è una delle più blasonate, per cui le pressioni non ci serve neanche ribadirlo, perché le pressioni ci stanno dal primo giorno fino all'ultimo. Io non so se sono stati fatti dei proclami, comunque secondo me la rosa del Pescara è molto competitiva, senza stare a vedere ci manca quello, ci manca quell'altro, perché a tutte le squadre manca qualcosa. È chiaro che la situazione si vede anche da come parla il mister, è pesante, no? Perché si sta assumendo tutte le responsabilità, anche se secondo me non serve, perché sei l'allenatore del Pescara, è chiaro che stai al centro di tutto. Poi, per come la vedo io, per me gli allenatori
non è come una volta che si diceva che contano il 10-20%, l'allenatore è tutto, l'allenatore è più importante di noi, più importante del presidente, più perché tutto gira intorno a quello che sa fare l'allenatore. Io ho sempre pensato questo, sono contro gli esoneri, mi fa anche piacere che lui abbia la possibilità di rimettere in riga la squadra, di rimetterla a posto. È pure vero che ci saranno problemi, perché Pescara in questa posizione di classifica pesa troppo. Cioè, per far scattare questo discorso generale, per far scattare un esonero, la società su cosa si basa? Ma Enrico, sul dipende... rapporto tra squadra e giocatore? Ma no, dipende come ragioni, cioè, ognuno di noi ha un modo di fare, cioè, quando scegli l'allenatore è chiaro che lo devi portare fino in fondo. Il problema è un altro, che quando andiamo a scegliere gli allenatori noi pensiamo di conoscerli, invece non è vero, cioè noi conosciamo quelli che ci abbiamo lavorato insieme, ma tu quando vai a prendere un allenatore che non ci hai lavorato, sì, tu vedi la squadra dove allenava, dice vabbè è bravo, come gioca bene tatticamente, non basta perché poi stanno i problemi caratteriali e le famiglie, come stanno i figli, se sta male, non sta male, ci stanno una serie, non è solo la parte tecnica. Allora è un problema grosso, la scelta dell'allenatore è diventata per noi la cosa più difficile che c'è, per i presidenti è diventata la cosa più difficile. E pensiamo di conoscerli, ma li conosciamo solo quando ci lavori, come loro. E puoi scoprire lati negativi e positivi non previsti. Non previsti, questo è il problema. Quando noi sbagliamo a prendere l'allenatore è perché poi alla fine non lo conosci. Cioè, io ho esonerato. Però i risultati vi condizionano. Certo, sì, però bisogna vedere che cosa hanno detto in società, che tipo di programma hanno fatto fra di loro, perché un conto è quello che esce esternamente, un gol è quello che dici col direttore, con chi ci lavora. Ora, e io non so se questo è un programma di 2-3 anni, oppure che ne sappiamo, cioè che si sono detti, oppure dobbiamo rivincere subito, e non lo so. Beh, sì, l'obiettivo era quello, ti di ricordo... rivincere, o almeno cercare di rivincere. Allora, ricordo, Andrea, dottor, scusa, sì. Che lui ha avuto un contratto annuale con il rinnovo in caso di promozione, quindi non è nemmeno un programma a 3 anni. Come no, è un programma di un anno. Esatto, è un programma di un anno, per cui... Che devi vincere. Di queste dichiarazioni, Totò, cosa ti ha sorpreso? Ma poco, nel senso che lui dice, continua a dire, ci mette la faccia, eccetera, eccetera. Però io ho il piccolo sospetto che magari la società, come il presidente, voglia portarlo alle dimissioni, cioè per evitare, cioè già credo che sia già successo con Zauride qualche anno fa. Piuttosto ma pensi che ci sia un problema finanziario per prendere un altro allenatore, considerato che c'è ancora Oddo sotto esattamente, contratto? Esattamente, c'è ancora Oddo sotto contratto, lui pur avendo un contratto annuale, un contratto credo abbastanza pesante per la categoria, credo che la... Però è difficile trovare un allenatore che si dimette? Ma non lo so, appunto, può essere che sia questo il tiro anche della società, perché il fatto di fare riunioni, di guardarsi negli occhi, come si suol dire, solite baggianate, voglio dire, non ha senso, lì purtroppo... La pressione della piazza? Parla il campo. La pressione della piazza, pure questa è una cosa relativa, nel senso che questa è una piazza che è stata ammassata di nuovo, dopo essere stata... era tornato con grandissimo entusiasmo, ma non è che sta facendo pressione. Adesso la piazza è sconcertata, i tifosi che sono stati vicinissimi alla squadra come non succedeva da 3 anni, adesso sono chiaramente contestano, ma per quello, voglio dire, non è una pressione. Credo che appunto i giocatori, anche il fatto che il trasferto sono sempre andati non a fischiare ma a sostenere la squadra, quindi cioè questo non riesco a capire come si possa arrivare a una situazione di questo tipo. Riccardo e Luca, su queste dichiarazioni di Oteri tra poco sentiremo questa intervista in esclusiva con Matteasi, che dice tante cose. Riccardo. Ma appunto quello che ha detto Totò, se lui ci mette la faccia, ma non basta, cioè la squadra non gioca, la squadra non ha mordente, la squadra non lotta, anche perché dico la verità, dopo tutto quello che è successo la settimana scorsa, io mi aspettavo un Pescara che andava a giocarsi la partita, cioè attaccava, poi magari puoi anche perdere, però attacchi perché la forza ce l'ha la squadra, e invece è entrata in campo demotivata, senza nervo, senza, e quindi obbligatoriamente il tifoso dice ma come, con tutto quello che è successo. Per quanto riguarda invece il discorso dell'esonero,
Sebastiani ha sempre fatto così, comunque, è una sua costante, era anche con Baroni, che prima di esonerarlo lui dice: ma perché non lo esonera, perché non lo esonera? Passa sempre una, due, tre settimane e poi alla fine lo esonera. Ma negli ultimi anni no. Era... Sì, l'ha fatto con Baroni, con Baroni doveva esonerarlo. Sto parlando degli ultimi anni, sei allenatori in due stagioni, penso che sia un record mondiale, per cui non è quello che no, ma io parlavo del periodo. Era di 10 anni fa. Che era da esonerare, magari... No. Noi diciamo lo esoneriamo, lui dà sempre una settimana in più o 15 giorni in più per poi esonerarlo. Luca? Io ho ascoltato, secondo me, un allenatore in confusione, che poi del resto si rivede, si rispecchia nella squadra. Un allenatore che mi dice: ho cambiato modulo perché me lo chiedeva la gente, secondo me è follia, cioè non esiste al mondo. Segno di debolezza. Ma clamoroso, cioè tu hai un'idea calcistica, la porti avanti, lavori su quella, non puoi cambiare perché il tifoso ti dice prendiamo troppi gol, passa a 4, cioè secondo me è fuori da ogni logica. O ci credi e cambi perché ci credi e ci può stare, ma non perché te lo chiede la piazza. Dai, per me è un allenatore completamente in confusione. Soprattutto se lo sai insegnare, perché... Ah, sì, probabilmente. Poi un'altra cosa, la media punti, ma la media punti di 30 anni di carriera che mi interessa? Tu hai fatto 5 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 11 giornate, cioè avanza, cioè questa, anche questa prosopopea nel mio passato. Il mio passato di che? Hai vinto due campionati. Allora, dai. Completiamo con gli inservizi, perché poi faremo anche discorsi più ampi, con questa esclusiva di Andrea Costantini, che oggi ha inseguito il presidente insieme a Loris Bennato al Poggio, a Ecotel. Oggi ha parlato Luca Matteassi, che si prende tutte le responsabilità. L'esclusiva del TV6. È stata concreta questa ipotesi o è stata solo una, diciamo così, indiscrezione giornalistica, il fatto che Auteri potesse essere esonerato? Ma indiscrezione giornalistica, perché di solito quando non arrivano i risultati è normale che paga quasi sempre l'allenatore, però non ci abbiamo pensato, perché l'allenatore sta lavorando bene, sta facendo il massimo, è normale che tutti abbiamo delle colpe, della responsabilità quando le cose non vanno bene. Ci dispiace, chiediamo scusa a tutti, però quello che ci tengo anche a dire è che insomma anche oggi il presidente ci tiene veramente tanto e vedo insomma che viene anche molte volte preso di mira, il mister viene preso di mira quando lo vengono risultati, ovviamente io, ma infatti chiedo insomma di lasciare in pace veramente il mister, di farlo lavorare con tranquillità, il presidente che ci tiene veramente tanto, che è di Pescara. I giocatori ovviamente devono dar di più, perché devono dar di più come tutti, perché ci vuole... Io penso che i nostri giocatori ce ne invidiano in tanti. Chiunque mi viene a vedere la nostra partita, abbiamo una grande qualità, soltanto ci vuole un atteggiamento diverso, un atteggiamento con più fame, con più cattiveria di portare a casa 3 punti, altrimenti non riusciamo solamente con il bel gioco a ottenere risultati. In Serie C ci vuole quella fame, ci vuole, se c'è da buttare la palla in tribuna si butta la palla in tribuna, quindi chiedo veramente di star vicino a tutte queste persone, dal presidente al mister, ai giocatori, perché alla fine se c'è un responsabile è quello che ha fatto la squadra e il sottoscritto quindi io mi prendo le mie colpe, però sono convinto che questa squadra con il lavoro ne uscirà fuori. Le responsabilità che si attribuisce la società, che si attribuisce lei, sono da riscontrare nelle valutazioni fatte in estate in sede di campagna acquisti o anche nella gestione del gruppo poi nel corso di questi mesi? Per come è andato il mercato, vi racconto, vi dico veramente, abbiamo fatto tanti cambiamenti, come ho detto prima, non è semplice, abbiamo cambiato tanto, io rifarei le solite scelte, soltanto che quando non vengono risultati... gli errori sono stati fatti e ripeto, io sono il direttore sportivo, le colpe sono mie, il mister sta lavorando in maniera eccezionale, è un uomo vero, un uomo che dice sempre la verità, un uomo che lavora a 360 gradi, quindi io la società, il presidente, siamo tutti soddisfatti di lui. Purtroppo quando non vengono risultati è normale che si tira in ballo sempre l'esonero, però il mister rimane, il mister ha la fiducia di tutti, bisogna cercare di lavorare ancora di più, bisogna unirsi, c'è da mangiare merda, mangiamo merda adesso, però dobbiamo cercare di ottenere quei risultati che ci permetteranno poi di arrivare ai playoff carichi,
con le giuste motivazioni poi per raggiungere qualcosa di importante. Ieri lo stesso Auteri ha detto la squadra ha è insicura perché ci sono stati dei cambiamenti, questi cambiamenti sono stati dettati dalla pressione della piazza, queste sono state le parole testuali di Auteri. Perché si è arrivati a questo cambiamento? Come mai Auteri ha scelto di rinnegare un po' il suo credo calcistico? Anche questo è vero, all'inizio abbiamo subito tanti gol, però come vedete li stiamo subendo anche adesso, le analisi sono queste, è la realtà, però le facevamo anche, creavamo molto di più e facevamo più gol. Forse dalle troppe pressioni e altro c'è stato questo cambiamento, però i risultati forse sono stati peggiori di prima, quindi Mister sta provando di tutte, però questa squadra è stata costruita per il 3-4-3. E tornerà lì? Ma questo non lo so, mancano 5 giornate e tutti devono cercare di dimostrare in queste 5 giornate chi ha voglia, chi ha fame di lottare per questa maglia e magari riprendersi tutti questi insulti che ci stiamo prendendo adesso, giusti. Adesso dobbiamo mangiare merda come ho detto prima, però insomma il campionato è lungo e poi ci saranno i playoff, vediamo chi avrà le palle di affrontare questo finale come si deve. Cosa è emerso, cosa possiamo dire, cosa è emerso da questa riunione, da questo faccia a faccia? Questa riunione è emerso che l'allenatore non si tocca, è emerso che c'è grandissima qualità in questo gruppo, perché tanti giocatori hanno grandissima qualità, sono giocatori che l'anno scorso hanno vinto campionati di C, giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie B. Il campionato di C però ci sono, ripeto, degli incastri, delle cose particolari, o va bene subito oppure rischi di fare figuracce, devi metterci i coglioni, devi tirare la palla se c'è da tirare la palla su, non serve solamente il tiki-taka lo devono fare altri, bisogna giocare con un atteggiamento diverso, questo serve per vincere C, poi se ci metti questo e hai giocatori di qualità i risultati arrivano, però senza quella fame, senza quella voglia di vincere le partite, non è perché ti chiami Pescara o perché ha giocato in Serie B o perché c'è qualità che le vinci, ci vuole la fame, poi se c'è la qualità è ancora meglio. Questo è Luca Matteassi con il suo linguaggio, con il suo modo di pensare. Chiedo subito a Totò una valutazione su quanto detto da Matteassi, perché ha detto tante cose, si è preso le responsabilità. Allora, sul lavoro di Auteri, vabbè, la sua valutazione è... No, ho ascoltato benissimo. Il mio giudizio è una banalità sconcertante, una banalità veramente, una cosa... mi vergogno pure a sentirlo. Voglio dire, lui ha detto giù le mani dall'allenatore, giù le mani dalla società, le responsabilità sono mie, e poi dice rifarei le stesse scelte, cioè la squadra è forte, cioè è una cosa... Sta fuori dal mondo quello che ha avuto il coraggio di dire in questo momento. Io non, e questo mi preoccupa ancora di più, come uscirne, voglio dire. Non è che, non, lui ha detto la colpa è mia, però io la mia squadra l'ho fatta bene. Cioè, dopodiché dice i giocatori devono, tutti assolti, i giocatori devono dare di più. Poi dice no, i giocatori sono bravi, sono forti perché li ho scelti io. E ma vuol dire, ragazzi, di che stiamo a parlare? Cioè, questo è come prendere in giro la gente che ti sta a sentire. No, io sono sconcertato. Riccardo e Luca, Riccardo. Guarda, ha veramente fatto un'analisi perfetta, Totò, tutto quello che lo dirà ha detto lui, è veramente in confusione perché dice una cosa e si contraddice su quello che dice. Lui vuole comunque far vedere che ha fatto una buona squadra, ma che se la squadra non va, vuole comunque salvare l'allenatore, ma oppure è stato mandato come uomo al massacro, bisogna mandarne uno, in questo momento non puoi mandare il presidente, non puoi mandare l'allenatore, che credo siano in silenzio stampa entrambi perché non parlano, e hanno mandato il direttore. Uno da sacrificare c'era e hanno sacrificato lui. Lui cerca di difendere le sue scelte, però sulla base del fatto che non ci sono risultati ha poco da fare, insomma. Però che sia una contraddizione tutto quello che ha detto, ha ragione Totò. Cosa ti ha sorpreso, Luca? Io veramente a un certo punto mi aspettavo che apparisse dietro il cartello scherzi a parte, perché
Mi sembrava veramente uno scherzo sentire questa. Intanto è deprecabile il linguaggio, perché vuol dire, parli davanti a una telecamera, entri nelle case della gente e usare certi termini lo trovo volgare. Poi è follia quello che ha detto, dire l'allenatore sta facendo un lavoro eccezionale, ma noi non siamo scesi dalla montagna con l'allenna al naso e deve arrivare Matteassi dal profondo nord a prenderci in giro. Io credo che sia veramente, si stia rasentando il ridicolo. Allora, vorrei sentire anche Andrea Costantini, che oggi è stato presente. Queste dichiarazioni, Andrea, intanto non è che è stato invitato a parlare da qualcuno, è stato bravo proprio Andrea a inseguire, quindi l'unico che si è reso disponibile, no Andrea? È stato, sì, è stato perché in precedenza... Sono le domande di Andrea, ragazzi. Infatti, in precedenza avevamo anche intercettato il presidente, che però insomma non aveva molta voglia di parlare ed è andato via subito. Poi sinceramente non pensavamo che il DS volesse parlare, però ci abbiamo provato e lui si è mostrato non solo molto disponibile ma anche più loquace del solito, perché insomma abbiamo anche in passato intervistato Luca Matteassi ed è stato sempre abbastanza sintetico nelle sue espressioni. Oggi invece si vedeva che aveva voglia di parlare, perché noi abbiamo mandato un ampio estratto, ma in realtà l'intervista è durata anche il doppio, anche se poi i concetti espressi sono proprio quelli che abbiamo evidenziato, è stato proprio il sunto dei concetti detti. Quindi effettivamente così, lui ha fatto mea culpa sostanzialmente, si è attribuito tante responsabilità, però in effetti ha anche detto avrei rifatto le scelte. Lui dice che si sono innescate delle dinamiche che hanno portato poi a fare quelle scelte che sono state evidentemente inevitabili. Allora, Iaconi, ci può stare che un direttore abbia questo ruolo di parafulmine nella tempesta che si crea? È scontato. Però, lei è stato 14 anni a Pescara, cioè interviste del genere non le abbiamo mai sentite, anzi, quando c'era da bacchettare, bacchettava, perché è vero che bisogna fare quadrato tra staff tecnico, società e squadra, però bisogna mettere in evidenza anche la cruda realtà. È difficile dare dei giudizi, forse siete più capaci voi, perché il nostro mestiere, tu quando fai il direttore a Pescara non è semplice, non è assolutamente semplice e non è come si dice poi in gergo, è uguale da tutte le parti, non è uguale da tutte le parti. Perché Pescara è una cosa e Picerno è un'altra e tu giochi con queste realtà. Quindi lui era un po' impreparato, la sua piazza. No, lui è un bravo ragazzo. Sì, no, bravo ragazzo, siamo d'accordo. Vabbè, poi a livello di capacità, anche a Modena non ha fatto male. Anzi, soltanto che qui ci sono dei problemi, se vieni da una retrocessione e devi costruire la squadra, devi vincere, perché la gente si aspetta che vinci, giustamente, le responsabilità sono tante. Diciamo che è vero che una squadra retrocessa dalla B ha più difficoltà il primo anno di C. Guarda, a calarsi nella realtà, no? Io non avevo fatto più la B da 20 anni. Lì a Teramo mi sono ritrovato con una realtà totalmente diversa. Il problema è per le società blasonate, fare la Serie C è una trappola, una grande trappola. E ci stanno società che 3, 4, 5, 6 anni, pur investendo molto, non riescono poi a vincere. Perché? Perché non si gioca a pallone, perché la palla sta sempre per aria o in fallo laterale, o perché gli arbitri sono di Serie C. È un problema grosso. Se non entri subito nella realtà, fai una fatica enorme. Ecco, però la storia del calcio pescarese ci dice, e Totò deve venire in aiuto, che nelle ultime retrocessioni il Pescara nell'81-82 ci ha impiegato un solo anno con Tommo Rosati a tornare in B, nel 2002-2003 avete impiegato due anni, il primo però era un campionato quasi vinto perché a Catania ci fu l'arbitro Bergonzi che regalò quella rete di Cicconi, e poi l'ultima esperienza in C è durata tre anni, ma per varie vicissitudini societarie, i fallimenti, certo, i pincioni, i soldi. Quindi un anno, due anni, tre anni. Non solo Enrico, anche
dimentichi pure Tom Rosati che in due anni andò dalla serie quello ancora prima dalla quarta serie arrivò alla serie 72, B 72, 73, 73 ci ha messo due anni per uscire dalla quarta serie, insomma. Quindi non è vero sempre che si rischia grosso nel retrocedere. No, si rischia, è chiaro che poi io so dove vuoi arrivare. No, è il problema è che cioè, come fai a parlare dall'esterno se non sai le dinamiche dentro? Là ci stanno giocatori che sono retrocessi magari con stipendi di B, no? E questo succede un po' a tutte le squadre, sì, per quello c'è il paracadute. Infatti no? bisogna capire come hai interpretato la cosa, come hai lavorato, come la pensi, che programma hai fatto di costruzione, di rivincere subito, cioè ci stanno... Però qui nessuno si è lamentato della campagna acquisti, perché Auteri ha detto la società ha lavorato bene. Appunto, loro sono convinti di avere, giustamente, anche secondo me, un organico di livello. Anche secondo me, guarda. Secondo anche tutti secondo... un organico quindi, di livello. Quindi vuol dire non essere primo, cioè, se per quello, questi errori... quello fa rabbia che sia in questa situazione. Ho capito, insomma, però poi devi unire la progettualità dell'allenatore con quello della società, qualcosa magari non ti va bene, stai perdendo un po' di tempo, perdi dei punti, è chiaro che comincia il nervosismo e non è semplice. La pressione della piazza non c'entra niente, anche perché non c'è stata. No, ma quale pressione? Piazza? Non c'è ma, stata ma la piazza ti aiuta, Pescara ti aiuta. No? Però secondo me, perdonami Andrea, e quello che dici tu sicuramente ha un fondamento, il fatto che è difficile risalire, ma far fatica a risalire, a fare prestazioni del genere è differente. Sì. Ma adesso cioè, sei... fai delle prestazioni che sono, tu devi ricordare, cioè tu lo sai meglio di me, c'è il Pescara 3 anni fa in Serie A. Abbiamo giocato con delle squadre che l'ho detto ieri scherzando, che non si sa neanche dov'è Pontedera, e lo ripeto, e tu vai a fare una prestazione dove il Pontedera a un certo punto sembrava il Pescara e il Pescara il Pontedera. E questa è la cosa che io dico, è vero, è difficile, cambi campionato, cambi testi, cambi tutto, ma da qui a poi però nell'ultimo quarto d'ora la squadra si è trasformata, allora c'è la gamba, c'è la corsa, quindi c'è qualcosa che non va, secondo me, proprio nel tipo di mentalità che questa squadra non ha. Al di là dei giocatori c'è qualcosa, Enrico, che non quadra, c'è in tutto questo, perché la squadra bene o male c'è, quantomeno c'è da non fare queste prestazioni disarmanti. Se è una squadra di livello, come dicono tutti, ma, se la società, ma secondo me è quello che voleva dire, che stava dicendo Matteassi, secondo me cioè, io ho costruito una buona squadra, secondo me rifarei le stesse l'allenatore scarso, però le responsabilità sono scarso, lui allora. Dice che la colpa dei giocatori, ha detto praticamente che devono dare di più i giocatori, ma cioè, siamo fuori di testa, ragazzi, dai. Luca? Evidentemente se la squadra è forte, la società è seria, l'allenatore è nello debole di questa situazione. Però ha detto anche che sta che lavorando campo, molto sta bene. In maniera eccezionale, cioè, quindi ha fatto un mischiume. Una difesa ad oltranza. Poi la responsabilità loro, è sua, si dimettesse, no? Se la responsabilità scusa, è sua, anche, si dimette. Va anche ricordato che la prima in classifica è un'altra retrocessa, la Reggiana, voglio dire, retrocessa. No. La squadra credo che l'abbia ritoccato e rinnovato e adesso è primo in classifica. Quindi sì, ma non è che lui voleva dire che in questo, secondo me, che in questo momento sono indifendibili, no? E quindi dobbiamo cercare di lavorare e di rimettere in equilibrio la situazione. L'allenatore abbiamo ancora fiducia, mi pare di capire, no? Quindi va avanti per la strada sua, speriamo che lavorando, speriamo di rimettere la situazione in equilibrio. Ecco, dall'esterno, secondo Iaconi, Auteri è stato confermato perché c'è veramente fiducia da parte della proprietà? Ma io penso che sì. Oppure possono esserci altri motivi? Auteri non è un allenatore, io l'ho seguito, lo volevo anche io portare a Pescara tempo fa, a quei tempi. È un allenatore diverso dalla media, perché Auteri è specializzato nel fare un certo sistema di gioco, lo sa fare benissimo. Probabilmente ha delle difficoltà con questo organico di fare quello che pensa lui, perché non mi sembra, io ho visto 4-5 partite del Pescara, ancora non c'è la mano dell'allenatore, sì, perché lui invece è un allenatore che incide sul campo. Ti posso interrompere? Sì, questo è quello che penso io. Cioè, quello che ha detto lui fino alla seconda giornata era che la squadra era perfetta per il suo sistema di gioco. Che gioca... Voglio dire, questo ha detto, non è che ce lo siamo inventati noi, no, e lo vedevamo pure, l'abbiamo anche visto che la squadra giocava
sembrava che avesse proprio tante certezze. Probabilmente c'è in difficoltà. Dopodiché, lui, dopo due giornate, probabilmente va bene, nel momento in cui ha cominciato a recuperare diversi giocatori, ha cominciato a cambiare sistematicamente la squadra, non solo con lo modulo, prima con lo stesso modulo, cambiando sempre o il tridente o la difesa, e poi cambiando il sistema di gioco. 5 volte di fila, 4-3, 3-5-2, 3-4-3. Totò, è anche vero che noi nelle varie trasmissioni abbiamo detto così di provare altre soluzioni proprio perché quel modo non funzionava. Certo. Però è anche vero che l'allenatore, se crede nel suo sistema di gioco, lo porta avanti a prescindere da tutto. Invece, no? Se ti ricordi, la prima volta che si è schierato con 4-3, lui è andato in televisione e ha detto: avete visto? Non era il problema del modulo, perché aveva fatto ridere la squadra. Sì. Ma come se l'avessimo fatto noi, voglio dire, l'ha messo lui in campo con questi schemi. O non lo sai spiegare, la follia, o non hai capito che non poteva giocare in quel modo. Sta continuando a cambiare di settimana in settimana. Dai. Riccardo, volevi dire qualcosa dopo le parole di Iaconi? Ma non è questione, cioè, del parlare di Iaconi, io stavo pensando che alla fine, se non è l'allenatore, se non è il giocatore, allora lo spogliatoio, c'è qualcosa lo spogliatoio, che la squadra entra e non dà perché ci sono delle cose, e sono ipotesi, lo sto parlando per ipotesi, ma se l'allenatore dice che devono dare di più, già questa cosa mi fa capire che non è soddisfatto del rendimento del giocatore. Probabilmente un giocatore non è tranquillo, entra in, qualcosa ci deve essere. Io dico che la gestione sua che è sbagliata, non è il problema del calciatore. Che è partito da quando ha cambiato i tre attaccanti al fine del lui. Ma quindi tu, Totò, assolvi anche Matteassi, che ha costruito una buona squadra. Mia di massima sì, non è una squadra magari da ritoccare, un centrocampista in più, voglio dire, che quello, se tu la tua squadra è già assestata, e poi a gennaio fai qualche ritocco, lo fai. Quindi tutto sommato la squadra non è, insomma, pensiamo solo al caso di Ferrari per 10 giornate è stata la riserva che faceva più gol dei titolari, e adesso ha cominciato a giocare i titolari, e anche ieri credo che sia stato uno dei migliori, Ferrari, il migliore in campo, Ferrari. Voglio dire, quindi soprattutto la gestione di questa squadra è stata allucinante, secondo me, il fatto di quella partita in cui vinci 1-0 fuori casa, hai 3, 4, 5 palle gol e alla fine del primo tempo cambi il tridente. Ma che senso ha? Ma di chi stiamo a parlare? È ovvio che poi quando le cose vanno male, il famoso spogliatoio magari te lo perdi, voglio dire, no? Un paio di spunti. Uno, dalle parole di Matteassi, tra le righe si percepisce che diversi di questi calciatori andranno via comunque a gennaio. È un qualcosa che quasi viene fatto intendere. E poi, dalle parole di ieri di Auteri, avallate oggi da Matteassi, quando ha detto sì, il cambio di modulo forse addirittura ha peggiorato le cose, mi viene da pensare che domenica con la Lucchese si tornerà al 3-4-3, per coerenza rispetto a quanto dichiarato dall'allenatore e dal DS nel giro di 24 ore. E tra i tanti nomi che si sono fatti come purazione di gennaio ci sono i soliti Galano, Valdifiori, Marilungo, Bocic a rischio, Clemenza. A rischio, Ilianes a rischio. Memushai no? Si sfoltirà la rosa. Memushai no, è intoccabile. Memushai, il capitano. Il capitano, l'alfiere di questa squadra. Dai. Memushai ha fatto più danni della grandine. Memushai è quello che non ha fatto io. Vabbè, andiamo avanti. O dice o non dice, no, Pescara è piccola, cioè ci si conosce, si parla, si sa. Non sono arrivati giocatori importanti perché Memushai temeva di non giocare. Cioè Del Pinto e Di Riso, saranno illazioni, vabbè. Torniamo ancora a parlare, però di Memushai, è questo tipo. Ma no, capitano, sembra semplicissimo, vai tu, togli Memushai, la squadra, boom, rifiorisce, no, ma non è quello, i problemi sono tanti, di che stiamo a parlare, ma infatti, non va bene, cioè, il problema è quello, poi bisogna parlare di quello che si legge, si scrive, adesso è migliorata la fase di non possesso, questa fase di non possesso, perché era entrato Rizzo, quindi c'è la fase di non possesso, una volta c'era la difesa, Rizzo. Poi si parla di fase, cioè, di non possesso, la squadra va in grosso, prende un gol però non segna, ma qua ci stanno prendendo in giro, in grosso, ragazzi, in grosso ieri sul gol possiamo dire che finora si sono salvati tre elementi, sì. Gennaro, Pompetti e Ferrari, basta, no, basta. Esatto, la cosa è quella, e a qualche partita Drudi.
Pubblicità, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:47 minuti, ripartiamo da Andrea Costantini sui posticipi. Andrea? Intervallo a Torino, Torino avanti sempre 1-0 sull'Udinese, rete di Brecalo. Ricordo che si è concluso il posticipo di Verona con la vittoria del Verona sull'Empoli, 2-1. A te. Andrea, con l'esperienza in C con il Pescara ai tempi del compianto presidente Scibilia,
ha avuto la durata, diciamo, prima di 2 anni, no? Il primo tentativo è andato male a Catania per colpa dell'arbitro Bergonzi, poi l'anno successivo nuovamente si è impostato un discorso vincente e quindi il Pescara è tornato in Serie B. La difficoltà maggiore per la proprietà dopo la retrocessione in B è soltanto legata a contratti pesanti che si porta dietro oppure conoscere un mondo nuovo? Noi questo problema non l'avevamo perché stavamo ancora risanando la società, quindi anche in B no, i stipendi erano modesti, diciamo così. E quindi quell'anno in cui avete fatto la squadra per salire non era modesto. Sì, sì. Dai, però c'erano 30 giocatori, dai. Sì, però era circoscritto perché non potevamo spendere, perché avevamo ancora dei debiti da ripianare, no? Avete fatto quasi una gestione familiare, Andrea Iaconi ha chiamato Ivo Iaconi, a prescindere dalla parentela, però ho scelto su un allenatore che... Ivo Iaconi non l'ho preso, Ivo l'ha preso Oliveri. Sì, vabbè. Però c'è il placet. Vabbè, sono il fratello, l'ho preso io, però. No, ma poi fatto... ci può stare, no? La prendi scelta le tue responsabilità. No, l'ha preso lì, è la verità. Non... Ivo andrebbe bene anche nel Pescara di oggi, al sì. Posto di Oteri. Poi secondo me l'hai preso per la simpatia. Ivo, no, al posto di Oteri oggi? Vogliamo mettere in difficoltà Andrea sul fratello. Ci deve raccontare come si esce dal B a un C. Ma prende giocatori forti. Lui prese Cecchini. Si esce che lavori sulla squadra come è stato fatto quest'anno, io non penso che è tanto diverso, fai un gruppo di giocatori, poi se hai la fortuna di iniziare subito bene, cioè, ognuno era al posto suo, cioè, secondo me non abbiamo faticato molto. Perché in pratica quella squadra che l'ha costruito l'anno prima secondo Iaconi me, sì. È stata data fiducia a Iaconi, se, quindi c'era sinergia tra proprietà e direzione tecnica. Da noi la proprietà con me, Scibilli, Oliveri, non duri 14 anni a Pescara se non c'è fiducia. Voi quando sentite parlare ora di pressione, è una cosa molto leggera rispetto ai vostri tempi? Beh sì, noi dipende che tipo di... noi avevamo pressione di tutti i tipi, anche fisica. Sì, era un calcio diverso però. Tanto ci veniva una sfondata alla porta degli sfogliatoi. Sì, però è diverso, la situazione è diversa. Noi avevamo lo stadio sempre, non dico pieno, però anche in C, soprattutto nelle ultime 10 partite, lo stadio era pieno, a noi la gente ci ha dato una grossa mano. Devo dire che a quel tempo Pescara si è dimostrata molto matura. Però venivano sempre contestati Scibilli e Oliveri. Vabbè, ma anche qui adesso non ce l'hanno col presidente. Sì, Pescara... anche negli anni della Serie A è stato contestato Sebastiano. Poi, questo vizio della città. Beh, il tempo non è, ma è un po'. Cecco, tutti sono stati contestati. Sì, ma un po' in tutti i posti. Poi col tempo rivaluti le persone. Galeota, esatto. Io sei giovane. No, me lo ricordo. Dopo Trani che fu incendiata la villa, no? Fu assediata la esatto. Villa. Esatto. Sì. Le persone vengono rivalutate poi quando non ci stanno più. Lei che valutazione dà di Sebastiani, che è ovviamente nel mirino negli ultimi 3 anni soprattutto? Io non ho problemi di parlare. Allora, Sebastiani, per quello che mi riguarda, io lo stimo molto perché lui ha avuto il coraggio, innanzitutto un presidente che fa 10 anni il presidente da solo, vi assicuro che non è assolutamente facile portare avanti la gestione delle società, soprattutto in questo momento, soprattutto quando hai avuto il Covid e tanti. Io ritenevo il Pescara nella mia classifica delle società migliori d'Italia, il primo periodo di Sebastiani una delle migliori, perché faceva tutto quello che secondo me che doveva fare una società di provincia. Quindi costruiva il settore giovanile, le strutture, ha vinto più di tutti, faceva plusvalenze, che è indispensabile per una società come Pescara, ha portato i giocatori in Serie A, ha preso buoni allenatori, il Di Francesco, quindi secondo me era una delle migliori. Poi
Poi si è fatto prendere dal delirio di onnipotenza. Questi i primi 4-5 anni. Adesso, poi adesso col dopo tempo, ti do la parola, Luca, col tempo la cosa è un po' cambiata e ho visto che sono cambiate le cose. Questo io non lo so perché. Io cioè, con lui ci parlo non tanto. Io tutte le volte che ho parlato con lui mi ha anche aiutato, anche a Teramo mi ha aiutato. Io non posso parlare male. Alla gente è antipatico e vabbò, allora, questo è un problema relativo, però antipatia non è questo, cioè dal suo discorso sembra che abbia cambiato modo di fare calcio negli ultimi ecco, anni. Io qualcosa deve essere successo, poi è chiaro che bisognerebbe parlare con lui per vedere in questo tragitto che lui ha fatto com'è le situazioni cambiano. Ci sta, a volte io mi sono trovato che quasi 50 miliardi di debiti a Pescara da risanare, ci abbiamo messo lavorando 9 anni. No, ci hai messo tu? No, vabbè, tutti, no. È perché io dal settore Giovanni Di Mascio abbiamo venduto per 17 miliardi. Posso dire una cosa solo? Sì. Tu il capolavoro l'hai fatto. Tu sei riuscito a vendere Artipoli alla Sampdoria dopo che aveva fatto una presenza. Un milione. Quanti milioni? Uno, no, manco uno. Manca una presenza in banchino. Manca una presenza, sì, ha fatto no, 13. Pure gli Achite abbiamo venduto alla Lazio. Lui quel periodo là ha fatto il capolavoro, cioè ha tenuto in piedi la società, soprattutto lui, perché poi è andato avanti. Che soprattutto no, lui. Mago, il periodo più pesante, la proprietà. Più difficile della sei proprietà. Mago, tu hai preso Giampaolo gratis, che non lo aveva più nessuno. Ma sì, vabbè. Anche in questa gestione sono state tante operazioni. Ma infatti, quello positive. Che ha detto Andrea. Andava tutto bene, ma andava bene perché era l'organizzazione. Organizzazione della società dal settore era come una catena di montaggio, quello che ha fatto secondo me Sebastiani i primi anni. È vero. Ecco, io mi ricordo. Si sono alternati Carri, Leone, Bocchetti, Repetto, quindi ci sono state figure diverse. E un po' tutti hanno contribuito. Ma come no? Ma guarda che sono stati tutti bravi, perché Giorgio quando è stato bravo, scusa, Giorgio è stato quello che mi ha fatto prendere Verratti. Lui sì. È stato, cioè, non è che io mi sono alzato la mattina e cioè, Giorgio mi ha detto ci ecco, sta... quindi non riesce a capire Iacone cosa è successo negli ultimi anni, perché non la vivi la vita societaria, è chiaro che non lo sai, certo, tu vedi dall'esterno le cose, poi quando capita di parlare col presidente magari ti spiega, però che volete dire, cioè, io non capisco questo ostracismo nei confronti. Ma sono forse le ultime due retrocessioni, perché ne sono state due di retrocessione. Ma sono dolorosissime, però ha pure vinto ha pure fatto la Serie A. Sì, però insegna che uno si ricorda solo l'ultima situazione, perché anche Berlusconi fu contestato aver vinto. Ma no, ma poi il calcio, ma non per giustificare le critiche. Però qualcosa è cambiato. Sì, però Enrico, poi ci stanno le persone pure che sono finte, no? Perché il presidente probabilmente quando parla è un po' antipatico. Io ho avuto l'esperienza a Teramo con Iachini, no? Ti dicono male perché magari è antipatico. Però magari è vero. E poi invece ci sta quello che ti prende in giro. Sì. Cioè... Però qui stiamo commentando i risultati, non ci interessa adesso il carattere. No, ma hai chiesto di Sebastiani, Totò, ecco, tornando al discorso che faceva Andrea Iacone, negli ultimi tre anni è cambiato modo di fare calcio da parte di Sebastiani. Secondo me sì, perché la prima parte lui è stato, Sebastiani credo che sia stato, come ha detto lui, un po' l'artefice di quel momento. Trovando anche grazie al direttore sportivo che ha avuto, in particolare Giorgio Repetto. Anche i rapporti che si è creato con i grandi club, che non è facile. Esattamente, per Milan, cui ha impostato il suo lavoro soprattutto grazie proprio, ripeto, Repetto o anche chi lo ha, lo stesso Leone, di trovare la possibilità di portare a Pescara dei giovani di qualità dalle squadre di Serie A, perché ne sono tanti di esempi, sì. No? Poi la capacità anche dei propri direttori sportivi di trovare, che so, il caso, parliamo del caso La Padula, preso e venduto a prezzi stratosferici. Mancuso, cioè voglio dire, il lavoro che è stato fatto in quel periodo. Dopodiché, negli ultimi tre anni, noi abbiamo assistito a un'altra storia, e soprattutto quello che è successo l'altro anno con una squadra di 36 giocatori, sopra la metà erano oltre trentenni, voglio dire.
è stato veramente un cambio di gestione notevole, per cui a me mi è sembrato, e anche quest'anno alla fine sì, saranno buoni giocatori, però non c'è la filosofia che faceva prima, soprattutto puntando su primavere di qualità. Ha avuto contatti con la Roma, il Milan, l'Atalanta, e ha avuto grandissimi risultati sotto quell'aspetto. E non so se questo è un po' la presa di mano perché è stato facendo, perché il fatto sta che adesso questo sistema che lui aveva comunque collaudato, gli aveva dato grandi benefici, adesso non ce l'ha più, perché non è che in Serie C puoi fare quel tipo di discorso di portare i primavera dell'Atalanta, del Milan, della Roma. Difatti sta cercando giocatori comunque di esperienza che abbiano fatto questo campionato. Insomma, tutta la campagna acquisto è stata impostata su questa storia del giocatore adatto al calcio di Auteri, cioè tutto un altro modo di impostare la squadra, voglio dire, la squadra è quello che ha fatto per tanti anni benissimo, ripeto, quello che ha fatto Sebastiani negli altri anni secondo me è stato eccezionale. Vorrei sentire Riccardo e Luca, perché poi nell'ultima fase della trasmissione cercheremo di capire come si proietterà questa stagione, perché mancano ancora tanti mesi, siamo soltanto a novembre, quindi il campionato è ancora lungo. Negli ultimi 3 anni, Riccardo e Luca, cosa è successo? Probabilmente è stato consigliato male. Consigliato male? Consigliato male, beh, lui non è che fa tutto da solo, nel senso che ha delle persone con cui lui si confida, parla, e può essere che è stato consigliato, Riccardo, male. Completamente il contrario, secondo me. No, esatto. Decisamente il contrario. È probabile anche che sia successo il contrario. Che non abbia avuto più la fiducia che ha avuto con Repetto e con gli altri. E abbia fatto purtroppo da solo. Cioè, a me questo, voglio dire, lui forse vuol dire si è confrontato con altre persone che abbia preso un po' di mano al fatto di gestire da solo, perché poi è quello, se vi ricordate, Leone l'anno non faceva più niente, era direttore sportivo, non era, faceva un po' tutto presente, lo stesso Repetto negli ultimi 2 anni è stato praticamente influente, esautorato, voglio dire, per cui questo significa non era che lo consigliava male Repetto, era che probabilmente non prendeva consigli di Repetto. Quindi ha cambiato lui il modo di gestire, secondo me. Ma magari ascoltava qualcun altro. No, ci avrà altri consiglieri, che ne so, però persone, fatto istituzionale che ci sta, il direttore sportivo e il presidente, quello è. Il problema è che, secondo me dove vuole arrivare Riccardo è anche, c'è un fondo di vero in quello che dice. Allora, fino a qualche anno fa c'era uno staff tecnico che l'aiutava nella gestione proficua della situazione. Lui è stato bravissimo, come ha detto Andrea, nella gestione, nel monetizzare, nel portare avanti, nell'ottenere risultati quando i direttori sportivi facevano i direttori sportivi. Quando lui ha pensato di capire di calcio, perché per carità sicuramente ci capirà, ma non ha le basi che può avere Andrea, che poteva avere Giorgio, che poteva avere Luca, allora sono iniziati i problemi. Poi magari a casa, quando torna a pranzo, si confronta con chi magari è nel calcio da tanti anni, ma non ha anche lui, anche se ha fatto il giocatore, come Bruno, perché lo sanno tutti che ha un rapporto di parentela con Bruno, e l'ho aiutato Bruno quest'estate, dai, ma è uscito anche sui giornali. Bruno perché ha giocato con Auteri in questo senso. La scelta di Auteri è stata indotta da Bruno, se vogliamo nasconderci dietro un dito possiamo anche farlo, ma Auteri se non avesse portato Bruno non sarebbe più l'allenatore del Pescara. Però ci sta, come puoi dire, in Serie C quella di Auteri. Dopo che viene esonerato da Bari, dove hanno speso 12 milioni di euro per fare... ricordo in estate, quando c'è stato il nome di Auteri. Però, è una contraddizione, si retrocede. Dici, la squadra la farà, l'allenatore lo sceglie il nuovo direttore sportivo, arriva Matteassi, che magari ha fatto bene a Modena con un allenatore che sta vincendo il campionato a Bari. Matteassi, se ha un minimo di peso vero, prende l'allenatore che aveva a Modena, non va a prendere Auteri che ha fatto male, malissimo a Bari l'anno prima, poi a Bari che prendono l'allenatore del Modena. Possiamo avere ci sono anche delle cose, è un'ipotesi, però sì. Non lo possiamo dire, per carità, molto più ampio nel fare calcio, adesso sì, è cambiato dall'allenatore. L'allenatore lo puoi indovinare, lo puoi sbagliare, però è la politica societaria. Posso fare un esempio di come era la gestione, io faccio il caso Torreira. Questo ragazzo stava con la primavera e praticamente era emarginato, stava per tornare in Uruguay
Repetto l'ha bloccato. Lì era colpa di Baroni che non lo vedeva. Esatto, non lo vedeva, però Repetto l'ha bloccato, l'ha fatto restare a Pescara, altrimenti Torreira, che poi è stato un capitale per dire quello che poteva contare in quel momento il direttore sportivo. Oggi queste situazioni sono molto diverse, questo voglio dire. Allora, adesso dimmi Riccardo. L'anno scorso, ad esempio, aveva preso Campagnaro, Sansovini. Ah, buona. Cioè, quest'anno sono andati via, nel senso che... Beh, c'è anche una riduzione di costi, non certo. Per il valore di Campagnaro e Sansovini, perché in C ovviamente non hai le entrate che hai in B e quindi bisogna stare attenti ai conti. Credo che sia questa, con tutto il rispetto per il lavoro. Antonio Di Battista, è andato via Geria, è andato via Sansovini, è andato via Campagnaro. Cioè, chiedo questa, Iacolini, quando si retrocede c'è anche un ridimensionamento di costi e di... organizzazione? La Serie C, l'ho detto prima, è una trappola economica e tecnica, è difficilissima. Penso che sia il campionato più difficile che ci sia. È un problema grosso. Un problema vediamo grosso. Intanto sentiamo da Andrea se c'è qualche notizia, perché mi dicevi che è stato esonerato come allenatore, sì. Poi andiamo in pubblicità e poi cercheremo di capire come portare avanti questa stagione. Qualche consiglio anche da parte di Andrea Iaconi. Andrea. Sì, la diamo perché è un ex calciatore del Pescara diversi anni fa, Mauro Zironelli, che non è più l'allenatore del Lecco, girone A di Serie C, al suo posto Luciano De Paola. A te. Attenzione, 2-0 del Toro. Luciano De Paola, ex Francavilla. De Paola. A Brescia. Ex sì. Francavilla, calciatore Francavilla, De Paola l'ha avuta a Brescia. Stava con me nel settore giovanile. Esatto. Stava De Zerbi, tutti questi qua, Stroppi. Ma gli allenatori ne ha scoperti tanti. Pubblicità, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 22:10, allora gli ultimi 20 minuti anche in prospettiva. Vorrei così una curiosità, Andrea Iaconi, che ha vissuto momenti belli, momenti brutti a Pescara, ora dall'esterno vedere questa realtà abruzzese molto limitata, perché soltanto due società in Serie C, è proprio un calcio regionale che sta precipitando, quindi si paga anche, si fa anche un discorso ad ampio raggio che sta penalizzando un po' tutto. Complimenti, perché è una riflessione giusta. Io ho sempre combattuto questa cosa qui. Io, a Pescara, Pescara doveva essere il punto di riferimento in Abruzzo e aiutare tutte queste piccole realtà. C'è stato un periodo che per tanti anni l'abbiamo fatto, abbiamo aiutato l'Aquila, il Chieti, l'Avezzano, il Teramo, il Giulianova. Giulianova anche un po' di più, perché Sibiglia era, certo, era da parte tutti Giulianova, sì. E quindi però prendevamo i ragazzi, per chi era di Milano, l'unico milanese è Riccardo, quindi... E comunque abbiamo, perché secondo me se fate una riflessione, noi, cioè, mancano gli imprenditori in Abruzzo, ma in Abruzzo noi siamo, a livello di calcio parlo chiaramente, siamo una delle ultime regioni in Italia. Ci sono rimaste due squadre professionistiche e le altre tutte dilettantistiche. Poi due squadre professionistiche in C, Pescara era in A, era in B, adesso due in C è troppo poco. Se non cominciamo a ragionare in maniera diversa e a far crescere tutte le realtà, perché avendo tante squadre a un certo livello ti aiuta la competizione, aiuta il modo di pensare, aiuta il modo di fare così. Siamo troppo poveri. Siamo troppo per un dirigente di calcio, ecco, gestire una società un decennio, 12 anni è pesante sotto tanti aspetti. E come si esce da questo tunnel? Perché Sebastiani sicuramente si esce facendo il calcio che faceva in prospettiva, no? Si esce, secondo me, il calcio che facevamo noi a quei tempi, il calcio che ha fatto Sebastiani nei primi anni, così ne esci, non c'è altro modo. È come una catena di montaggio che va dalla scuola calcio alla prima squadra. E ogni anno devi programmare per far uscire uno, due, tre, quattro ragazzi, quanti ne sono, portarli in prima squadra e darli via. Cioè, quindi rivitalizzare il settore rivitalizzare, giovanile. Ma la prima cosa, strutture, settore giovanile, alla fine i risultati. Alla fine i risultati, non prima il risultato. Però ad esempio, posso fare un esempio, giusto come dici tu, però per esempio qua che è successo? Pompetti
voglio dire, a 15 anni è stato ceduto all'Inter. Cioè, secondo te... No, scusa. Vabbè, ma lasciamo perdere. No, tu hai detto, tu cresci il giocatore, sì, però lo in prima squadra e dopo lì che lo vendi, voglio dire, quello era il sistema tuo, voglio dire, no? Invece qua è successo questo. Vabbè, caso infatti... Pompetti non è unico, nel senso che Pompetti è stato a 14 anni, già ha preso le... adesso ti ritorni in prestito dall'Inter, capito? Voglio dire, probabilmente se tu questi ragazzi ce l'hai più a lungo, come succedeva a te, che so, parliamo di Stella, di tanti altri giocatori, che prima si formano, porti in prima squadra e poi ci fai l'affare. Forse è un po' cambiato. Capitalizzare subito ti porta a... ti porta allora, sempre vedi l'uovo e non vedi la gallina. Il discorso dei rapporti con le società. Noi dobbiamo, Enrico, noi dobbiamo ripartire dalle strutture. Se, dopo le strutture il settore giovanile. Dopo il settore giovanile ci stanno i risultati. Se noi non ripartiamo cioè tu entri il presidente nuovo in una società, la prima cosa che fa dici chi è il centravanti, chi è l'allenatore? No, dove si allena la squadra? Certo. Dove ci alleniamo? Sì, la ad esempio adesso siamo a novembre. Non li fa nessuno questi discorsi. I prossimi mesi come li passeremo noi? Vedendo Pescara. La classifica che ormai è andata. Passerei con la fiducia che le persone che lavorano nel club lavorano e fanno sì che la squadra torni a essere quello che loro speravano e che secondo me ci si può riuscire. Perché adesso no? È quattro partite. Poi aspettate, ha detto bene Matteassi, cioè, ci stanno pure i playoff. Una squadra è vero che su 29 ne vince una. Questo una cosa, lo stai dicendo, ma non ci stai credendo. Ma non ci credo, no, perché è un terno all'otto, però te la giochi. Cioè, non è che Pescara è la sorpresa. Pescara è una società blasonata che se fa i playoff. Ma a chiacchiere non basta, Andrea. Eh? A chiacchiere non serve. No, queste sono chiacchiere. Cioè, Matteassi, 5 domeniche fa, ha detto: adesso dobbiamo fare un filotto. Va bene? E forse lo fa. Forse lo fa di sconfitto. Secondo intervento, dopo che ha perso il reso, adesso ci vuole la svolta. Ma sono tutti chiacchiere. In questa situazione, che peso ha il mercato di gennaio? Guarda Enrico, io sono uno di quelli che non crede al mercato di gennaio perché il mercato di gennaio è pericolosissimo, soprattutto al livello Serie C dove non hai tanta conoscenza, perché in B, in A sei organizzato, ci stanno gli osservatori, cioè qui è un terno all'otto, non sai se il giocatore è infortunato o non è infortunato. Quindi non è una fase le squadre si fanno a giugno. Certo. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, si chiama mercato di riparazione, sì, ma quando hai indovinato un giocatore a gennaio sei fortunato. Riccardo e Luca, vi chiedo, secondo voi come ci si arriva a maggio con questo clima che si è creato? Rimotivando assolutamente la squadra a livello anche psicologico, rimotivando quelli che hai e fare sicuramente qualche ritocco. A gennaio ti faccio un esempio, ma non me ne voglia, cioè, Rizzo è impresentabile in quel ruolo, prendere un uomo che possa giocare in quel ruolo, cioè uno che vada a rubare i palloni, vada a prendere con un magari Rizzo lo teniamo ma fa 20 minuti, quello che è il suo, da quello che abbiamo visto, che è il suo, ho detto Rizzo ma non me ne voglia poverino, cioè io dico quello che vedo, sono giocatori che oltre che non danno li vedi anche lui è un po' pesante, cioè un po' fuori forma, poi magari ti fa la partita, faccio un esempio, ma guarda, Rizzo era scarso, no, sì, no, era, ma adesso no, Rizzo voglio... l'abbiamo mandato via, sì, ma 10 anni fa in Serie B, in Serie A e l'abbiamo ripreso 9 anni fa, però. Dai, non poteva... sì, ma non, per carità, sarà un bravo ragazzo anche Rizzo, è un esempio, dopo ha fatto un esempio, no, Rizzo, un bravo ragazzo pure anche, Rizzo, anche in Zita che ha fatto, perso un uomo da 30 metri, non l'ha perso di 5, l'ha perso di 30, cioè ci sono magari giocatori che a gennaio puoi rivedere certe posizioni. Luca, allora, c'è una sola soluzione. No, Luca, tu che faresti? Scusa, dopo tu sì, io avrei già mandato. Auteri a casa, un allenatore di esperienza, di equilibrio. In Serie C, Andrea, non credo ci vogliano gli scienziati, i fenomeni. Ci vogliono un po' di buon senso, un allenatore capace di gestire la squadra, di dargli un minimo di idee, quattro cose, con un organico. Non eccelso ma forte. I gol del Pescara, le vittorie del Pescara sono arrivati quando andavano
non si giocava, ma si buttava sulla fisicità, sulle qualità lì davanti, Traversoni, anche ieri, no, l'ultimo quarto d'ora, sì. Tutti davanti, palloni in mezzo, Ferrari, esatto. Fa la guerra, una spizzata, arriva il ragazzo che fa gol dai 20 metri, quello è. Quindi voi, hai un nome ad esempio per queste caratteristiche come allenatore? Beh, uno che abbiamo tra virgolette bistrattato anche noi, mi ci metto anch'io in primis, è Pillon. Un altro che io prenderei domatti, anzi stasera, ma non perché c'è qui Andrea, c'è Andrea, Ivo Iaconi, persona di equilibrio, capace, non è vero che non allena più, perché se lo chiama non lo chiamerà mai perché lo stiamo dicendo noi, ma se lo chiamasse verrebbe, ma Vivarini no, ma non perché non è bravo Vivarini, perché poi Vivarini ha bisogno di tempo oggi, per mettersi delle soluzioni oggi sui social tra Pillon, Massimo Oddo che è ancora sotto contratto. Massimo Oddo lo chiami per un motivo semplice, perché Massimo Oddo non accetta, perché non viene a allenare a Pescara in C, risparmi 70, 80, 100 mila euro del suo ingaggio, perché così, no, voglio dire, bisogna anche parlare di cose concrete, la società in difficoltà in Serie C ha bisogno anche di risparmiare 100 mila euro che prende Oddo da qui a giugno e le investe per prendere l'allenatore. Confermiamo Oteri per farci male, se viene comunque da una sterzata, magari cacci quei quattro giocatori che le hanno fatto la guerra l'anno scorso, Memushai, Drudi e qualcun altro, e allena Oddo, perché vuol dire, Oddo non è uno, cioè è un allenatore che ha fatto bene, ha avuto difficoltà, ma comunque sa allenare, è stato allenatore in Serie A, vuol dire, non è uno scarso, è stato allenatore. Io questo anche perché Serie A, cioè, parliamoci chiaro, noi speriamo che la situazione Oddo ha fatto la Serie A, la situazione cambi, ma se andiamo avanti di questo passo prima o poi scatterà anche le zone degli hotel, perché non è che abbiamo una società di folli che porta avanti per farsi del male. A quel punto poi vedremo a chi sarà affidata la responsabilità. Per però moia Sansone per tutti i però arrivare a maggio, come diceva Andrea, cioè il playoff è un terno all'otto, allora vogliamo guardare già in prospettiva, cioè lanciare qualche giovane. Sì, ma poi non in Serie C tenete conto di una cosa, io non so adesso come ha ragionato la società, però ci sta la riforma. Fra due anni, sì. Sì, ma comunque c'è la riforma, quindi cioè, se non riesci a vincere per forza il campionato è chiaro che ti devi preparare anche in quest'altra situazione. Perché ma non è che Pescara può fare a metà. L'importante è che sia strutturata la società, no? Quello, infatti devi vedere come ti organizzi, se voglia di continuare. Scusami. Se il presidente è stanco o non è stanco, che ne so. Allora, prima di gennaio prendi Iervese, cacci quelle 6-7 persone. Ma no, che perché? Sì, e fai una squadra più giovane, vai sul mercato e prendi un allenatore e gli dai fiducia anche per l'anno dopo. Vabbè, ma perché tu hai l'obbligo di provarci fino alla fine. Cioè, sì. Anche se è come detto Matteassi, devi fare i playoff, te li devi giocare. Che fa? Fare questi discorsi a novembre non ha molto senso, perché la stagione è veramente ancora lunga. Rassegnandosi ora vuol dire che c'è. Però stato... hai quattro giornate abbordabilissime adesso. No, dobbiamo parlare. Sì, anche Pontedera era abbordabile. Ho capito, però. Dipende da Pescara. Ma che vuoi dare? Dipende da Pescara, non dipende da. Guarda, che erano tutte abbordabili quelle che abbiamo perso, quindi di chi stiamo a parlare? Chi ti ha sorpreso come squadra, Andrea, in questo girone della Pescara? Allora, io ho visto tante partite in C perché le fa Sky, quindi. E poi ho visto un paio a Teramo. Una. A me mi ha impressionato una squadra che però sta quest'ultima, quindi avrò quale squadra? Il Montevarchi. Io ho visto giocare il Montevarchi, è una della è molto più organizzata della Reggiana e di queste qui. Chiaramente l'organico. È inferiore, è diverso. Un altro spessore. Tu Riccardo che squadra hai visto? Bene. Per tutto quello che ho visto sul Pescara, la Fermana. Non ci ha fatto toccare una palla la Fermana. Che sta cambiando proprietà adesso anche. Sta uscendo anche la Viterbese, che ha speso molto. Non abbiamo toccato un pallone la Fermana, noi. È tornata a lottare anche la Viterbese. No, quindi... è vero. Quando è venuto il Pesaro a Pescara, ricordi, era ultimo in classifica. Sì, adesso è a due punti dal Pescara. Esattamente. Quindi questo... Tutte qua ne sono cresciute. Andrea. No, sfruttando l'esperienza anche recente del direttore Andrea Iaconi, cosa sono i playoff di Lega Pro? Cosa che magari il pubblico di Pescara conosce poco, ma che realtà è? Cosa vuol dire calarsi quando abbiamo in playoff? Fatto a Pescara
era diverso. Adesso stanno le prime 10, fanno tutti i playoff, le prime un altro campionato. Cioè, ad esempio, Andrea, facciamo un esempio: se Pescara finisce al quarto posto, quante partite dovrà fare di playoff? 9 partite. 9 partite. Se fai quarto, se fai quinto, se fai quinto in giù, devi farne 10. Le prime 2 secche, le altre andate e ritorno. C'è un problema. Conviene puntare a questo mini torneo? No, cioè? No, conviene puntare a essere primi, è chiaro. Ma però, come fai a essere primi? No, vabbè, è chiaro che... Andiamo in faccia alla realtà, no? Esatto, però che fa? Lasci perdere? Ci provi? Ma certo. Il Bari sono 2 anni che non ci riesce e magari... Il Bari di Oteri non c'è riuscito. Quest'anno forse ci riesce. Dai, mettiamola pure un po' sul video, sennò siete cattivi. Ma no, è la realtà però. Cioè, il Bari di Oteri con antenna. Ma magari se amico di Bari magari stanno festeggiando ancora di Oteri, invece del Bari di Oteri, no? Purtroppo nelle ultime 2 stagioni non è andato bene a Oteri. Ha una bella carriera in Serie C alle spalle, però negli ultimi 2 anni, sai, molte volte l'età pesa, quindi anche Iacone è più stanco di 10 anni fa, no? Sì, però intanto Oteri è un buon allenatore ed è una persona seria. Ma non stiamo a discutere questo. Quindi ci metterà un po' più di tempo, però non è il tipo che lascia così. Io sono abbastanza fiducioso. Adesso, però... non che poi vinci il campionato, perché adesso la distanza, parli di vittoria, è ridicolo, no? Però che ne sai, non lo so. Un'ultima provocazione la faccio con Luca Pennese, l'ultima domanda, perché tu avevi detto che il Pescara non aveva il centravanti e Ferrari ti sta smentendo perché è arrivato a 6 gol. 6 gol con quanti rigori? 6 gol. Ah, 6 gol. In 15 partite, vuol dire. Una cosa, hai sempre criticato Zeman che con il Foggia ha più punti del Pescara e ne ha avuti anche 4 di penalizzazione. Ma il Foggia è una cosa clamorosa, io faccio mia colpa, pensavo che fosse da ospizio invece da parco. No, perché a parte gli scherzi qualcuno bene. Ha paragonato Zeman, Oteri, veramente. Vabbè, al di là della mia antipatia nei confronti di Zeman. Calcio di Oteri, calcio di Zeman, c'è una bella differenza. È come se parla, però poi no. Non andiamo troppo in là. Comunque sta facendo bene. Ieri ha pareggiato a Campobasso 1-1. Andrea Iacone ha più sentito Galeone invece, che resta sempre in nido numero 1. Fino a 2 ore fa. Che dice di questa situazione? Parla ancora di calcio? Sì, come no. Ogni tanto fa le interviste alla Gazzetta. E ti fa sempre allegri. Ah, vabbè, quello è il figlio. La Juventus per gli juventini? Sta un po' migliorando. Con lei che ci ho parlato oggi, stava partendo per Londra perché giocano domani. È rinfrancato un po' e sarà un anno difficile comunque. Quindi lo scudetto secondo Iacone chi lo vince? Stai attento come rispondi. Io sono interista. Grande. Tutti interisti. A parte quello lì. Ma lui è... Tu sei allegrano ormai. Lo scudetto lo vince l'Inter. Squadra. Allegri è una questione di affetto, vabbè, siamo stati insieme qui, lui mi ha aiutato molto, da capitano, io lo ascoltavo tanto e già lì si vedeva che poteva insegnare. Un'altra categoria. È un grande. Totò, come possiamo chiudere questa puntata dopo aver... Chiamiamo Allegri a pescare. No, dopo aver detto cose che forse fanno... anche arrabbiare di più i tifosi perché sono uscite notizie, valutazioni, c'è una piazza che non esplode perché non c'è più la reazione di una volta, ma una piazza che sta soffrendo tanto. Purtroppo si sta spegnendo, questo è il problema vero, è questo, per cui e l'indifferenza rispetto devi sperare che al di là di quello del ponderabile che questa squadra sappia riprendersi, però è chiaro che ho le mie perplessità e credo pure che sarà difficile portare avanti la gestione a Oteri perché non vedo chiarezza insomma, né nella conduzione né da parte del direttore sportivo, insomma la squadra non mi sembra così frizzante e pronta a prendere in mano. Però sembra un gruppo granitico tra allenatore, direttore e proprietà. Ma granitico a difendere se stessi, voglio dire, non è una cosa, voglio dire, molto bella, insomma, perché non è che ci segnala quelli che sono i problemi. Noi stiamo parlando da tanto tempo, questa squadra che ha perso identità, che non si sa come cacchio gioca, eccetera. Però sono discorsi che facciamo noi che vediamo le partite.
Però i segnali veri di come gestire questa squadra li dovrebbero dare loro, e finora mi lascia molto, molto, molto perplesso. Ho parlato del caso di Rizzo, sì, è stato, io addirittura un giornale dopo la sua prima presenza scrisse il professor Rizzo, che a me mi sembrava una bestemmia grossissima, voglio dire. Per dire, io la vedo molto, molto difficile, perché non vedo chiarezza, anche questa... Però tornerà al 3-4-3, Auteri? Secondo me sì, perché credo che anche adesso continua a dire che insomma il modulo non funziona. Ma è giusto così, dice, se il modulo, hai un'idea, no, è giusto. Il problema che è che sai che dice, il modulo non conta, però ha sbagliato quello, è giusto solo quello suo. Io sono d'accordo che il modulo non conta, perché tu lo devi adattare ai giocatori che hai, tutto là, il segreto credo che sia quello. Si parlava di Allegri. Allegri è arrivato alla Juve, c'era la difesa a tre di Conte e lui ha continuato con quella. Ha studiato, l'ha vista, nel momento in cui ha capito come doveva essere giocare la squadra, ha saputo insegnare un altro modo di giocare, ha vinto 5 scudetti, insomma. Stiamo parlando... Però, Allegri ha cambiato 3-4 moduli in partita, purtroppo, purtroppo, il bello è che Allegri è stato il nostro mito anche da calciatore. Prima di chiudere, che possiamo dire, Riccardo, che ti viene in mente? Allo stadio che in questo momento bisogna rimanere uniti, motivati e dare fiducia alla squadra, che tanto l'allenatore è stato scelto, è inutile adesso andare contro, ma andiamo a favore, nel senso bisogna... non dipende da noi, dipende no, da loro. No, io dico da noi, io dico, mi hai detto che cosa faresti, io motiverei la squadra, l'allenatore è stato scelto, non è stato cambiato, e quindi è inutile adesso darsi la zappa sui piedi. È stato scelto questo dato dalla società, si va avanti, ci si motiva, si sta tranquilli e si cerca comunque. Cioè, fino a domenica, dici. Fino a domenica, ma cosa vuoi fare? Cioè, ma tu hai ragione. Però se mi dici cosa faresti, farei questo. È inutile che vado contro. Fino a domenica. Io non ti ho chiesto cosa faresti, ti ho chiesto. Fino a domenica, ti ho chiesto. Che segnale sono possiamo... un po' confuso anch'io. Cosa mi hai chiesto? Che segnale possiamo dare alla fine? È lo stesso, quello che ho detto va bene. Non sei ottimista, mi sembra di capire. Ma no, perché non c'è confusione, troppa confusione, non c'è una linea programmatica. Andrea, che curiosità vuoi toglierti per chiudere, poi lasciamo Andrea Iaconi. Ma puntando l'occhio proprio sulla prossima partita, faccio notare che la Lucchese, che lo scorso, sì, che lo scorso anno è retrocessa da penultima in classifica ed è stata ripescata in extremis come la Pistoiese, ora ha gli stessi punti del Pescara. Quindi, scusate se è poco. No, questo aspetto che va messo in conto anche dell'atteggiamento, perché poi è vero che si parla molto di Auteri, i limiti suoi, di Matteassi e quant'altro, magari le colpe anche della società, però poi questa squadra... Queste sono le immagini della partita di ieri della Lucchese che ha battuto Siena. Sì, questa è la partita vinta con il Siena, 1-0, rete di Visconti. A proposito, non ci sarà un centrocampista abbastanza bravo, che è Eklu, che Auteri ha avuto a Catanzaro, è squalificato, rientrerà Frigerio, che forse giocherà al posto di Eklu. Recentemente è stato messo dentro Minala, ex centrocampista della Salernitana, in dubbio uno dei migliori giocatori, Semprini, che è il miglior marcatore della squadra, 5 gol, ieri era assente, potrebbe rientrare a Pescara, staremo a vedere. Ce l'ha tirato un bel... Sinceramente Iaconi pensava all'inizio di stagione di vedere questa situazione? No, io quando ho visto l'organico del Pescara... Come tutti penso, la davo per favorita, capita. Capita? Sì, purtroppo sì. E adesso? E adesso vai avanti a testa bassa, se sei convinto del progetto che hai fatto, di quello che hai detto quest'estate, mantieni le parole, lotti, combatti, parli con i giocatori. Ma se dovesse incontrare Sebastiani, qual è la prima cosa che gli direbbe? Complimenti. Gli direi di continuare. A me mi è piaciuto, dopo la retrocessione ho sentito una sua intervista, forse qui nella vostra televisione, mi è piaciuto il coraggio con cui ripartiva, pur essendo retrocesso. Mi era piaciuto molto, quindi pensavo che lui sta affrontando per bene la situazione. Il problema è che i risultati non vengono, bisogna andare a vedere del perché. Quindi di non mollare. Però è un discorso tra direttore, presidente, allenatore e tutto lo staff. Cioè, loro si stanno trovando in questa situazione
che non, nessuno se l'aspettava, adesso saranno bravi a capovolgere la situazione, e se non basta quest'anno ci riprovo in altro anno. Andrea, grazie per essere stato con noi, ci rivedremo a fine campionato con la speranza di commentare qualcosa di positivo. Grazie a Luca Pennese, Riccardo Klinka, Totò De Leonardis, salutiamo anche Francesco Di Francesco che è influenzato e tornerà con noi lunedì prossimo, grazie Andrea Costantini. 2-1 il posticipo in questo momento. Bene, grazie a Maurizio Daguin in regia e a Loris Bennato alle telecamere, grazie per averci scelto.